Siamo infine giunti alle finali di Conference. Il percorso è stato pieno zeppo di emozioni e sorprese. Proviamo a parlare delle due finali e delle quattro squadre rimaste, almeno per ciò che hanno fatto vedere finora. Se siete pronti, io partirei. Boston-Miami. Per la prima volta dopo decine di anni, una testa di serie numero 5 approda alle finali di Conference. Sì, perché tutti noi siamo qui ora a lodare i Miami Heat, ma in regular season non erano esattamente questi. Quinti in stagione regolare, con moltissimi alti ma anche con diversi bassi. Ma con uno scopo preciso in testa, giocare bene ad ogni costo. E giocare di squadra ad ogni costo. Sembrava poter essere una stagione di transizione verso quella free agency 2021 ricca di giocatori, soprattutto ellenici, disponibili, ed invece si è trasformata in una stagione da record. Merito della squadra sicuramente, merito di chi ha assemblato questa squadra altrettanto sicuramente, ma merito soprattutto di un eterno sottovalutato come Eric Spoelstra, capace di ricavare ad ogni giocatore il proprio ruolo in un'amalgama che al momento pare priva di debolezze. Con qualche piccolo aggiustamento, Miami è diventata non solo la squadra più bella da veder giocare, ma anche la più concreta e la più solida difensivamente. Nella bolla, addio al ruolo di sesto uomo a Dragic, che torna in quintetto con risultati esagerati. Duncan Robinson spara da tre, Adebayo protegge l'area e fa il playmaker extra in attacco. E per il clutch time c'è Jimmy Butler. A stagione in corso, e qui il merito è assolutamente di Pat Riley, l'arrivo di Crowder e di Iguodala. Fit perfetti per questo roster. Herro, Nunn, Jones Jr., Olynyk e Leonard dalla panchina fanno il resto. I Boston Celtics arrivano alla finale dopo 7 partite durissime contro i vecchi Raptors e forse con più talento nel quintetto base, con un backcourt più forte, ma sicuramente con un roster ai minimi termini in panchina e senza Gordon Hayward, che però dovrebbe rientrare durante questa serie. L'ago della bilancia è un Marcus Smart, finalmente leader emotivo e difensivo di questa squadra, che senza ombra di dubbio risplenderà nei prossimi anni più di quanto non lo stia già facendo. Una serie apparentemente equilibrata comincia con una gara 1 intensa e tirata fino agli ultimi secondi. Boston, guidata da un Tatum splendido, va avanti, ma Miami rientra. Regna l'equilibrio, ma alla fine la spuntano gli Heat, grazie a due canestre di Jimmy Butler nel clutch time e ad una stoppata senza senso di Bam Adebayo sul tentativo di schiacciata di Tatum. Gara 2 è, se possibile, ancora più frustrante per i Celtics, che sciupano un vantaggio di 17 punti nel primo tempo e dalla metà del terzo periodo in poi non segnano più. 37 a 17 Heat nel terzo quarto, guidati da un Bam Adebayo da 15 punti e da una difesa che costringe Boston ad un 4 su 12 dal campo. Nuovamente quarto periodo e nuovamente grandissimo equilibrio, e nuovamente la spuntano gli Heat, che in tutti i finali punto a punto di questi playoff sembrano avere qualcosa in più degli avversari, fatta eccezione per la partita eroica di Middleton in gara 4 contro i Bucks, unica sconfitta in overtime di questa per ora immensa cavalcata. Voci narrano di uno spogliatoio Celtics infuocato a fine gara, con Smart ad alzare da terra tutti i suoi compagni per la debacle del terzo periodo. Ecco, forse un giocatore che prendesse di petto la situazione è ciò che è mancato ai Clippers nell'altra sponda, ma queste sono solamente mie illazioni. Per il momento 2-0 Heat, ma occhio al cuore Celtics ed al rientro di Gordon Hayward. Lakers-Nuggets. Ora, domanda. Quanti di voi avrebbero previsto ad inizio stagione una finale ad ovest tra Lakers e Nuggets? Ok, la riformulo in un altro modo. Quanti tra voi non hanno previsto i Clippers almeno in finale di conference ad inizio stagione? Ecco, i Nuggets, in uno stato di forma mentale più che fisica insensato, approdano da outsider assoluti a queste finali della Western Conference. Coach Malone aveva avvisato il mondo che Jokic era una fottuta macchina da pallacanestro serba, dopo la perdita di peso, ma nessuno tra noi ci ha dato apparentemente il giusto peso. Denver approda a questa finale con tante certezze. Il gioco a due tra Murray e Jokic è il più efficiente della Lega e forse ad oggi sono la miglior coppia piccolo-lungo del mondo. Ciò che però ha stupito tutti è l'attitudine difensiva di un roster giovane, sicuramente talentuoso in attacco, ma che non era mai stato così solido dietro.
Michael Porter Jr. è la piacevole sorpresa di questi Nuggets, l'ennesima piacevole sorpresa da quando Mike Malone siede su quella panchina. Denver è arrivata fino a qui grazie alle scelte del front office e dagli allenamenti di Malone. Nessuna superstar ha scelto Denver. Jokic alla 41, Murray alla 7, Porter Jr. alla 14 e con seri infortuni alle spalle, Monte Morris e Torrey Craig tirati fuori dal nulla, Gary Harris alla 19 e Will Barton alla 40, e poi ci sarebbero Millsap scelto da Utah ma alla 47 e Plumlee dai Nets alla 22. Se ci pensiamo, un grandissimo complimento alla dirigenza Nuggets e da Mike Malone lo farei. Soprattutto per aver puntato su un serbo di 213 cm sovrappeso qualche anno fa. Sponda Lakers, occorre fare attenzione, non fare come i cugini, occorre non sottovalutare questi Nuggets. A maggior ragione se le percentuali di tiro dei presunti cecchini giallo-viola sono altalenanti, come lo sono state da quando la NBA è ripartita nella bolla. Inutile dire che LeBron, Anthony Davis e compagni sono i logici favoriti, ma lo erano anche i Clippers ed ancor prima i Jazz, soprattutto sul 3-1. Sicuramente i Nuggets non hanno nessun specimen per difendere contro la coppia più forte della NBA, ma altrettanto sicuramente i Los Angeleni hanno dimostrato di potersi mettere nei guai da soli ed in qualsiasi momento. A livello di accoppiamenti difensivi i Lakers sono decisamente più attrezzati, con Davis, Howard e McGee e volendo lo stesso LeBron ad occuparsi di Joker, mentre KCP, Green e, guarda caso ancora LeBron, ad occuparsi di Murray. Per Denver urge un'ulteriore prova di maturità di Michael Porter Jr., altrimenti rischiano di non avere molte armi offensive contro la miglior difesa statistiche alla mano della Lega. E poi c'è il re. Al suo secondo anno ai Lakers rischia di tornare sul tetto del mondo, a 36 anni e dopo 17 stagioni. In più, all'interno di un contesto insolito e per certi versi ancora più complesso da gestire rispetto alla normalità. Dovesse realmente arrivare al titolo, credo che il discorso GOAT potrebbe tornare ampiamente di moda. La serie comunque comincerà questa notte alle ore 3. Siamo quindi giunti alle due finali di conference, una è già iniziata, l'altra comincia questa notte. Come al solito vi rinnovo l'invito a seguirmi sui social, su Twitch, dove andrò live abbastanza spesso per vedere con voi gli highlights delle serie di finale di conference e poi attendiamo le finals per vedere che cosa ci riserverà il futuro. Ciao ragazzi!